dell'odierno scenario in cui persiste solo il godimento acefalo dell'individuo, laddove invece l'amore e il docet è già relazione duale, è la microcomunità che resiste all'individualismo, è già la cellula di una comunità trionfante. Ed è per questo, per inciso, che il Capitale oggi sta procedendo alla disarticolazione di ogni forma di comunità a partire dalla comunità amorosa e dalle sue forme più istituzionali. In questo scenario, appunto, potremmo dire ancora con Heidegger, siamo proiettati nel tempo della notte del mondo, un tempo dell'indigenza che diviene sempre più indigente. È già divenuto così indigente, scrive Heidegger, da non essere più in grado di notare la mancanza di Dio come mancanza. Questo è il tempo in cui si realizza pienamente quella che Marcuse chiamava one dimensionality o quella che Heidegger chiamava Einförmigkeit, la conformazione unica di un mondo in cui il diritto alla pluralità e alle differenze sta tragicamente estinguendosi in nome dell'internazionalizzazione, del mercato unico, dell'unica lingua inglese consentita. È il tempo in cui l'unico dispositivo tecnoplanetario del mercato impone un'unica visione possibile, un unico modo di rapportarsi all'ente ridotto appunto a cifra calcolabile e sfruttabile. Scrive Heidegger, sempre nel suo testo sui poeti, ciò che minaccia l'uomo nella sua essenza è l'opinione che il disporre tecnico mette in ordine il mondo. Mentre al contrario, proprio l'ordinare tecnico livella ogni ordine, cioè ogni rango, nella uniformità del disporre, distruggendo così fin dall'inizio l'ambito della possibile provenienza di un rango e di un riconoscimento a partire dall'essere. Fine citazione. La tecnica scatenata, o il Prometeo scatenato, come lo chiamava in maniera suggestiva Hans Jonas, tende oggi effettivamente a livellare il pianeta, distruggendo necessariamente la cultura. La cultura, perché possa esistere, necessita sempre che vi siano almeno due culture in dialogo. Una cultura unica, la cultura della mondializzazione, la cultura globale, è una contraddizione in termini, giacché non può esistere cultura, ripeto, se non ove vi siano due culture almeno in dialogo fra loro nella loro alterità. Per questo, appunto, anche per questo, l'odierno sistema tecnocapitalistico mira a neutralizzare la cultura dietro la finta promozione di una cultura, la cultura unica, che della cultura in realtà la più evidente negazione. Perché appunto la rimozione della cultura, o meglio sarebbe dire delle culture, si rivela essa stessa coessenziale alla logica di sviluppo dell'odierno impianto della produzione, che mira a imporre, cito ancora Heidegger, un ordine sempre più desolato di entità uniformi, fine citazione. Orientato quest'ordine a quell'incremento smisurato e autoreferenziale in forza del quale, cito ancora Heidegger dai Beiträge, dai contributi alla filosofia, la terra completamente esposta alla costrizione della macchinazione e dell'economia calcolante si trova ad essere.